www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. E allora, Pasquale Messina, a nome di tutti i sessantenni nati nel 1954, leggerà la preghiera alla Madonna dei Miracoli dei sessantenni, nati appunto nel 1954. Con lui nel lambone ci sarà anche il presidente del comitato dei sessantenni, Enzo Tulumello. Preghiera alla Madonna dei Miracoli dei sessantenni nati nel 1954. O Maria, Vergine Madre, oggi noi sessantenni siamo qui riuniti a rendere omaggio all'immortalità del tuo nome glorioso, il più glorioso di tutti i nomi, dopo quelli di Dio Padre e di Gesù Cristo suo Figlio, che in te contiene le virtù dell'uno e dell'altro. Ti preghiamo di custodire in eterno, sotto il tuo manto, nell'alto dei cieli, i nostri coetanei, che per volontà divina oggi non sono qui presenti. Siamo ai tuoi piedi perché quando dentro di noi c'era il buio non abbiamo aspettato che andasse via da solo, ma abbiamo aperto la porta del cuore e ci hai irradiato di luce divina e di verità. Lampada inestinguibile che illumina la Chiesa e tutti i suoi figli. Sei il mare di tutte le grazie, scudo e difesa di ogni male. Il tuo nome, o Maria, riempie il cuore di allegria e dovunque si invoca cagiona miracoli, rasserena le menti e rinvigorisce lo spirito, guidando i naviganti al porto della salute. Ti ringraziamo, Vergine Madre, per averci fatto arrivare in buona salute al traguardo di questi 60 anni. Tu che puoi, senza mettere limiti alla divina provvidenza, guidaci per i prossimi anni a venire. Sì. Facciamo un applauso. Con tutti gli ex voto che ci sono qui presenti al santuario, quindi ci siete anche voi incastonati in questo puzzle, ecco, di devoti, ecco, che vogliono essere un po' solo un'anima sola con la loro madre, la Vergine Santa. Grazie. Chi ha organizzato, si è fatto promotore vostro, ecco, venendo a chiedere i santini che avete con la stampa dietro, mi sono accorto che questi santini sono dei volantini e ecco, in cambio io ora voglio darvi qualcosa di più, cioè ci sia più sostanza, c'è la stessa immagine però formato cartoncino, cartolina, ecco, che quella potete tenere sempre viva e presente. Sono però formato cartoncino.
quindi durano di più nel tempo, per altri 60 anni, va bene? Intanto noi vogliamo anche ringraziare Flaviniazio Cardua che ci ha accolto al santuario e ci ha spezzato anche la parola di incoraggiamento, e noi veramente vogliamo ringraziare assieme a tutti gli organizzatori di questo momento di preghiera. www.castelloincantato.it La notizia. Corre in rete.